Alla fine la montagna partorì il topolino. Si potrebbe sintetizzare così la settimana delle polemiche per il caos traffico generato dall'assenza di un piano efficace del comune per ovviare alla chiusura delle strade a ridosso di Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio è il protagonista di 8 concerti. Al quinto giorno, cioè ieri sera, dopo la segnalazione delle nostre telecamere, il sindaco è intervenuto applicando correttivi alla viabilità e già ieri sera i primi risultati si sono visti. Io ho segnalato alla Polizia Municipale, insomma, a chi è competente di questo tema, di rivedere il piano del traffico. Erano già state fatte delle modifiche, evidentemente non sono sufficienti perché questo, chiaro, ci sono stati dei disagi e quindi noi dobbiamo cercare di migliorare anche per evitare che soprattutto negli orari, poi, perché questo avviene in corrispondenza degli orari del concerto, dell'inizio del concerto, si riesca ad avere una circolazione più fluida anche con più presenza di vigili strada. Per non scontentare un centinaio di commercianti di Via Chiaia, ha ammesso Gaetano Manfredi, si è deciso di creare disagi per decine di migliaia di residenti che vivono a ridosso del plebiscito. Il sindaco ha ammesso che aprire alle auto Via Chiaia era l'unica soluzione percorribile. Molti commercianti hanno pensato che non fosse utile, però io credo che poi l'apertura di Via Chiaia probabilmente può essere la soluzione. Ora non resta che risolvere l'atavico problema dell'abusivismo declinato in tutte le sue forme nella centralissima Via Toledo e in Galleria Umberto, che in occasione del mega evento del cantante napoletano si sono trasformati ancora di più in un'esposizione di bancarelle ambulanti e ricettacolo di spazzatura di ogni genere. Non certo un bel biglietto da visita.